contro chi vuole aiutare la Fonima International. Buonasera, benvenuti alla trasmissione Pianeta Oggi TV. Al reportage abbiamo qui con noi come ospite Pier Giorgio Caria, un grandissimo esperto di ufologia a cui vorremmo porre alcune domande. Pier Giorgio, quali sono le novità, le ultime novità di queste apparizioni aliene, extraterrestri che sono sempre più frequenti e cosa vogliono significare? Guarda, il mio caro amico e collega, ma collega diciamo lui molto più in alto di me, giornalista Jaime Maussan, ricercatore televisivo della televisione nazionale messicana, ha mandato in onda da poco un filmato all'infrarosso di un teatro di battaglia della zona della Siria, un attacco dell'aviazione russa a un deposito di carburanti. E nel momento in cui i militari russi distruggono questo deposito di carburante passano due oggetti non identificati. Quindi questo a dimostrazione che i messaggi che hanno dato nell'arco dei decenni del contattismo mondiale, cioè che loro sono presenti in tutti i teatri di guerra per controllare le attività belliche umane e far sì che queste non sfocino in una drammatica situazione ancora più catastrofica. Quindi l'aviazione extraterrestre è sempre qui, presente e si manifesta dando questi segni. Quindi potrebbe esserci una connessione con la spiritualità e la loro intenzione praticamente è quella anche di preannunciare una seconda venuta del Cristo, come si dice? Sì, dobbiamo stare attenti quando parliamo di spiritualità, non ci riferiamo alla religione così come da noi è concepita, ma stiamo parlando di una scienza che spiega la reale natura dell'essere umano e della legge che governa la creazione. Ovviamente è una legge non scritta in codice, ma è la legge stessa della natura. Quindi loro che sono in perfetta conoscenza e armonia con questa legge si comportano secondo le logiche che attengono anche alla preparazione della seconda venuta di Cristo. Oggi in conferenza abbiamo parlato proprio di questo, è intervenuto, purtroppo non è potuto essere presente fisicamente, Giorgio Bongiovanni, stigmatizzato e contattista, dove nelle apparizioni da lui avute della Santa Vergine, la Vergine gli rivela che la visita extraterrestre è una visita messianica, cioè a dire che la presenza extraterrestre nel nostro mondo è uno dei segni escatologici che indica che siamo nei tempi storici della seconda venuta di Cristo sulla Terra. Quindi tutte le attività che questi esseri pongono in essere di fatto fanno capo a questo grandioso evento che, per quello che ci viene detto anche dal mondo della veggenza non solo contattistico, è imminente. Quindi sarebbe importantissimo divulgare il più possibile anche i messaggi mariani a tutta l'umanità. Sì, sarebbe importantissimo perché la Santa Vergine, oltre a Giorgio, anche in altri messaggi parla di questa visita cosmica. Ad esempio nel terzo segreto di Fatima c'è un segreto nel segreto ed è una breve frase che dice: in quel tempo, seconda metà del secolo XX, esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo nel nome di Dio. Quindi la stessa Vergine annuncia la visita extraterrestre. Purtroppo, come hai detto giustamente tu, sarebbe importantissimo conoscere questi messaggi che sono anticipazioni, consigli e severi ammonimenti che la Santa Madre dà ai suoi figli per cercare di salvarli, ma purtroppo le istituzioni di potere, compresa quella vaticana, occultano e manipolano questi messaggi per far sì che rimanga inalterato il loro potere temporale. Però è importante oggi, fortunatamente, con le tecnologie nuove di internet, facendo una ricerca, Lourdes, La Salette, Garabandal, Medjugorje, eccetera, è possibile conoscere molto di questi messaggi. E come ultima domanda vorrei chiederti quanto tempo ha l'umanità, perché ormai credo non manca molto tempo, per ravvedersi spiritualmente e quindi poter cercare di sopravvivere a un'eventuale terza guerra mondiale? Secondo la logica che hanno spiegato gli extraterrestri, dare un tempo o una data è molto difficile, in quanto la loro attività si regola secondo
le scelte dell'umanità stessa, quindi secondo la legge del libero arbitrio, per cui loro non hanno mai dato date. Se qualcuno dice che gli alieni gli hanno dato delle date, mente, perché non è vero. Sicuramente siamo nel periodo, quindi comunque considerando anche l'attuale scenario internazionale, soprattutto con la guerra in Siria e la presenza in Siria a livello militare dei grandi potenti del mondo, quindi la Russia, l'Europa, gli Stati Uniti, eccetera, anche la Cina, quindi siamo in un momento di gravissimo pericolo dell'umanità che indica che comunque i tempi sono vicini. Adesso dire se manchino settimane, mesi o anni è impossibile, o quanti anni. Io credo che comunque siamo nell'arco di un certo numero di anni prima che questi eventi si manifestino. Ma vedi, il problema è messo in questi termini. È inutile sapere una data, cioè alla fine ci dice poco. Ciò che è invece molto importante è chiederci se oggi, in questo momento, la nostra vita corrisponde a quei dettami che ci sono stati dati. Questo è importante, perché sapere la data ma poi non fare niente, a che serve? Invece è importante conoscere queste comunicazioni, questi messaggi della Vergine, le stesse profezie del Vangelo, gli stessi messaggi degli extraterrestri, perché si trovano, io stesso, e questo lo dico a coloro che stanno ascoltando questa intervista, se mi scrivete alla mia mail io vi mando un link da cui vi potete scaricare quasi 20 libri, sono 18 libri di comunicazioni divine ed extraterrestri, che vi daranno molta informazione sulle cose che stanno accadendo in questo momento nel nostro mondo e siccome questi esseri si comportano in relazione all'umanità. Quindi invito tutti a scrivermi una mail facendomi richiesta di questi libri e io ve li invio volentieri in formato elettronico gratuitamente. Il testo segreto di fatti, ma nella cosiddetta versione diplomatica. Siamo nell'89. Ecco, Pier Giorgio, come possono degli esseri che vengono, degli extraterrestri, degli esseri di altri mondi, aiutare l'umanità pur rispettando la legge universale del libero arbitrio? Lo fanno da tanti anni. Ora, quando parliamo di non intervento a causa della legge di libero arbitrio, in realtà dobbiamo specificare, perché è vero invece che, questo da informazioni sia scientifiche che militari, che nell'ambito della ricerca, che loro hanno fatto tante cose nell'occulto per aiutarci. Hanno disattivato missili nucleari quando già altre volte il potere ha cercato di lanciarli, hanno ripulito l'atmosfera dalla ricaduta radioattiva delle esplosioni dei test nucleari, hanno fatto tante cose e continuano a farle. Quello che non possono fare, nel rispetto della legge del libero arbitrio, è un intervento pubblico e palese a tutto il mondo, ma in realtà la loro operatività logistica è già molto molto potente. Poi quello che fanno, diciamo, per darci una mano a noi poveracci che facciamo parte del popolo, è attraverso persone scelte, quindi soprattutto i contattisti, dare delle informazioni preziosissime affinché noi, studiandole e mettendole in pratica, possiamo uniformare la nostra vita agli standard richiesti per poter entrare nel futuro nella nuova società che loro stanno collaborando a realizzare sul nostro pianeta. Grazie Pier Giorgio. Grazie a voi. Grazie a voi, un saluto a tutti coloro che stanno ascoltando o che hanno ascoltato questa intervista. Siamo qui nel cratere Monte Sona Manfre a 1400 metri sull'Etna, quella quercia che adesso vi indico, questa qui. Sarebbe quel luogo lì, quella croce lì, cosa vuol dire? Il luogo esatto è il 30 aprile del 1962 e Eugenio Siragusa racconta di aver incontrato gli extraterrestri, un'esperienza straordinaria che ha segnato l'inizio del cammino di questa grande esperienza spirituale che ancora oggi continua con molte persone nel mondo, con la mia persona. E questo è un luogo importante dove ci sono stati tanti e tanti avvistamenti in questi ultimi 40 anni ed Eugenio Siragusa è stato sicuramente colui che ha avuto più esperienze di tutti quanti e che ha ricevuto i messaggi che noi abbiamo divulgato a tutto il mondo da parte di questi esseri spirituali, di questi angeli, come li chiamava Eugenio, angeli ieri, extraterrestri oggi. Ricordiamo in sintesi il messaggio. Il messaggio è che non siamo soli nell'universo, che loro sono le famose gerarchie angeliche della Bibbia, che l'universo è infinito, che Cristo è il re dell'universo e loro sono gli annunciatori della venuta di Cristo, che coinciderà
la venuta di Cristo con il contatto tra l'uomo e il cosmo, tra l'uomo e civiltà extraterrestre. Termina il nostro settimanale di approfondimento e buonasera a tutti, alla prossima puntata.